Sì, ma ripartiamo da quel 24-23, quel muro su Baranovic, fortuna o anche capacità di leggere il gioco nel quarto set ovviamente a Ludo? Sinceramente non lo so, no, mi sembra che ho saltato in opzione col primo tempo e mi sono trovato con la palla, è stato un po' di fortuna, devo dire. È stato un segno del destino perché da lì in poi avete cambiato marcia. Sì, doveva andare così, è stata una partita molto combattuta, poteva andare anche per loro la vittoria, ma siamo riusciti a farle noi. Non c'è stata tanta continuità di gioco in questa partita, ci può stare, però sono due punti molto pesanti. Sì, sono punti importantissimi, non importa se 3-1, 3-2, l'importante era vincere quello che abbiamo fatto. Adesso c'è un'altra battaglia che vi aspetta in casa con Macerata, meglio arrivarci però dopo una vittoria rimonta di questo tipo, anche a livello morale. Sì, sicuramente la partita con Macerata sarà durissima, sarà combattuta come questa. E queste partite bisogna, come sono importanti, bisogna tirare fuori un po' di cuore e anche durante la settimana fare bene gli allenamenti e preparare tatticamente la partita. Il cuore oggi l'avete tirato fuori, quello c'è. Sì, sì, credo che siamo tutti stanchi perché abbiamo lasciato tutto in campo. Buon riposo. Grazie mille. Max, se le cose sono semplici non vi piacciono, però oggi siete stati davvero eccezionali nella rimonta del finale di quarto set. È anche un valore aggiunto, credo. Sì, sicuramente. È stata una partita incredibile, durissima. Probabilmente, anzi sicuramente, con tanti errori tecnici, tanti errori al servizio. Però dal punto di vista agonistico credo sia stata una grande partita e la gente credo si sia divertita. Noi abbiamo fatto veramente una grande rimonta. Probabilmente Verona in quel frangente lì ha sprecato qualcosina, ma noi siamo stati bravi perché abbiamo giocato delle azioni lunghe che poi abbiamo vinto. Niente, questo è il carattere di questa squadra, già l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, negli anni passati, e quest'anno dovrà essere ancora così per tutta la stagione. E anche di buon auspicio aver visto finalmente la formazione titolare a disposizione. Sì, sicuramente, finalmente insomma riusciamo ad allenarci tutti insieme. Questo ci permette insomma di lavorare meglio, di migliorare tanto. Poi sono contento anche per chi è entrato dalla panchina e ci ha dato una grossa mano, Carlo in ricezione, Gioro in battuta, Mazzone, insomma noi abbiamo una panchina formata da tanti ragazzi giovani ma che sono bravi e che insomma nell'arco di questa stagione potranno darci una grossa mano.